Questo programma è presentato da SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia Studio Luciani, consulenza contabile fiscale e lavoro Via Prati 12-3, Pescara Un e saluto a tutti gli amici del Mondo Wisp. Ci ritroviamo con di fatto la prima puntata di questo 2023, perché rappresenta a tutti gli effetti la ripresa ufficiale del Calcio Wisp Abruzzese, quindi la puntata numero 331 di ottantesimo minuto. Andiamo di corsa perché abbiamo due sintesi e soprattutto dieci contributi, dieci interviste realizzate ai protagonisti del nostro calcio. Quindi partiamo con i risultati del quindicesimo turno del Calcio Wisp Senior Pescarese, vecchia guardia nocciano, pin. 1-0 Pentagono via Real 5-0 Plenilia Nautilus 0-1 Real Antos 1 Pescara Colli 6 Sporting Pescara Colpi Soccer 1-1 Virtus Penne 2 Pescara City 5 Prosacco 2 Atletico Pescara 4-0-0 tra Tikitaka Planet e Ortona City. Prima di andare a leggere la classifica che a conti fatti riporta anche eh, al netto dei recuperi che sono stati effettuati con la vittoria del Pinna contro la Virtus e il successo dello Sporting Pescara sul Pescara City, andiamo ad ascoltare i primi eh, contributi eh, audio e partiamo appunto dalla, dalla protagonista. Comunque di questa settimana che è stato il Nautilus che ha battuto 0-1 il Plenilia al Di Benedetto questo il commento del DS del Sottomarino Luca Di Mantino Buongiorno Alessandro e buon anno a te e a tutto il mondo Wisp venendo alla partita è stato un bellissimo inizio per noi, sì ehm, ringrazio i nostri ragazzi che sotto le feste comunque hanno accettato di fare qualche allenamento extra e questo è stato ripagato perché ieri nel secondo tempo siamo venuti fuori, è stata una partita molto equilibrata, Pianella è una bellissima squadra, sono molto bravi, ma siamo stati altrettanto bravi nuovi, forse anche un pizzico più di loro, che siamo riusciti a portarla a casa grazie a Edo che sull'occasione che ha avuto è stato bravo a fare gol e dopo siamo stati bravi tutti a mantenere il risultato. Ora piedi per terra perché non dobbiamo montarci la testa come è successo dopo lo sporting ci siamo montati la testa e abbiamo preso tre batoste. Invece adesso tutti concentrati per guardare avanti, partita per partita, per fare sempre meglio. Grazie, ciao a tutti. Sei vittorie consecutiva, quella del sottomarino. Una formazione che dunque sta rinsaldando le proprie credenziali, c'è però anche un sodalizio che sta trovando un po' il bandolo della Matassa, nonostante il recupero comunque nefasto, quello contro lo Sporting per il punteggio di 7 a 1 in Pescara City, che, però, aveva raccolto la vittoria in Terra Vestina contro la Virtus, un successo che di fatto lascia ben sperare per il proseguo del campionato e per il girone di ritorno, il tandem composto da Francesco. Troiano e Andrea Pennese, queste le parole appunto di Andrea Pennese alla luce del successo in Terra Vestina. Ciao Alessandro, sicuramente il Pescara City vuole migliorare la posizione in classifica dove attualmente eh, dobbiamo riprenderci un girone d'andata dove siamo stati abbastanza sfortunati e sperando che la prima vittoria nel 2023 possa appunto darci quello stimolo per fare il salto di qualità che ci manca. Un abbraccio, ciao. Mentre vedete chiaramente in grafica i punteggi del Calcio Wisp Senior della quindicesima giornata, eh, in grafica diciamo che eh, scorre, troverete, troverete anche i punteggi e i marcatori delle 36 partite che compongono appunto il Calcio Wisp Abruzzese dei vari campionati. A Pescara c'è il Mondo Senior dai 16 anni in su. E i due gironi del mondo per 40. Mentre invece a Teramo Avezzano c'è solo tra virgolette il campionato senior, dove comunque ci sono 17 squadre a Teramo e 12 squadre a L'Aquila Avezzano. Ma diamo spazio adesso alle immagini. Partiamo con il primo servizio di giornata, la gara, l'anticipo del quindicesimo turno, il successo per 1-0 della vecchia Guardia Nocciano al Tony Volpe contro il Pinna 1999. Vecchia Guardia Nocciano e Pinna 1999 si affrontano al Tony Volpe nell'anticipo del sabato con il desiderio di incrementare la casella punti e continuare a coltivare. L'obiettivo della fase regionale, gara spigolosa diretta dal signor Barrettara e queste sono le formazioni. Partiamo dalla Vecchia Guardia Nocciano di Federico Cerasa che va in campo con Chiavaroli, Tomei Di Marzio, Lozzi, Palumbo, Sborgia, Larovare, Fusilli, Palumbo, Belli e Di Nardo. In panchina troviamo Rosini, Dalleva, Speranza, Di Crescenzo, Cavallo, Scipione e Sborgia. Il pinna risponde con Domenicone, Mattia Petrucci, Ferri, Macrini, Castorani, Baroni, Milano, Di Campli, Lobolo, Colangeli e Severo. In panchina, assieme al mister Leonardo D'Addazio, ci sono Mudazio, Giancaterino, Nardicchia, Giordano, Di Teodoro e Costantini. 5 minuti e punizione di belli, potente e precisa respinta in angolo da Domenicone al decimo contatto Milano Palumbo che fa protestare il PIN e il direttore di gara comanda una punizione per i locali, mentre gli ospiti chiedono il penalty Ad onor di Cronaca, il contatto avviene fuori dal perimetro dei 16 metri. Due ghiotte occasioni per i vestini a ridosso del 25esimo. Prima un pallonetto di ferri viene salvato sulla linea da Capitan Palumbo. Poi è Macrini ad angolare troppo il diagonale e l'azione sfuma. Una chiusura di Fusilli scongiura problemi alla difesa del Nocciano, ma sul susseguente tiro d'angolo calciato da Lobolo, l'inzuccata di Baroni per poco non si tramuta nel vantaggio del Pinna. All'ultimo secondo della prima frazione c'è invece il gol partita dei locali, il rilancio di Dinardo ad innescare la velocità di Larovere. Difesa del Pinna, sorpresa il numero 9 Rossoverde che gonfia la rete scaricando la sua gioia con un'esultanza che ricorda i compagni di aver fatto gol alla prima ed unica palla toccata. Ad inizio ripresa un rilancio di Domenicone apre un 2 contro 0 con l'obolo che pecca di altruismo, servendo Ferri, e l'azione sfuma. Portieri sugli scudi a cavallo del ventesimo. Domenicone preserva il minimo svantaggio volando a smanacciare una deviazione a botta sicura di Fusilli. Chiavaroli abbassa invece la sala cinesca su un diagonale di Ferri su assist di Di Campli. La rovere, protagonista in due occasioni: prima viene lanciato in campo aperto e si vede fermato dalla disperata uscita di Domenicone, fallo e rosso per l'ottimo portiere Vestino. Poi però non si ferma e rischia di far male a Di Teodoro, improvvisatosi portiere dopo l'espulsione del titolare. A 10 dalla fine, animi bollenti con Sborgia Gian Caterino e Petrucci che guadagnano anzi tempo la via degli spogliatoi. In 8 contro 11 è il PIN ad avere però le due ultime occasioni, prima con un'inzuccata di Baroni, poi con una girata di Ferri che Chiavaroli disinnesca con un volo plastico. Al Tony Volpe finisce 1-0 come detto nel servizio gara spigolosa ai 10 minuti finali di fuoco al Tony Volpe però c'è stato poi il gemellaggio alla fine della partita con le due squadre che si sono ritrovate presso il, la pizzeria di Roberto Valerio dirigente storico e calciatore della vecchia parte di Rocciano. una bella foto che raffigura le due formazioni abbracciate nel appunto dividere questo famigerato e bellissimo terzo tempo bene è così è bene però comunque stigmatizzare alcuni comportamenti i due dirigenti delle due formazioni lo hanno fatto nelle loro parole. Ascoltiamo dunque Roberto Valerio e Leonardo D'Addazio, i due dirigenti di Vecchia Madre Macciano e Pinna, 1999. Buongiorno Alessandro. Allora, vittoria importante per noi: eh, vittoria importantissima dopo due sconfitte. Torniamo Torniamo, torniamo alla vittoria contro un pin ben impostato, una squadra molto quadrata. E siamo stati bravi a soffrire, ma allo stesso tempo siamo stati bravissimi a sfruttare quell'occasione, quell quelle, quelle occasioni che ci sono capitate. E, dieci minuti finali sono stati. Eh, ci sono stati degli episodi sgradevoli, ma mh, come sai benissimo, tutto si è risolto a fine partita. Anzi, eh, si è creato un bel gemellaggio con il Pinna. Eh, quindi abbiamo, eh, abbiamo avuto un terzo tempo dove ci siamo conosciuti. Ci siamo. Eh, insomma, sì, ci, è nata un'amicizia eh, cosa mi resta di questo sabato? mi resta che il calcio mh, ci insegna sempre tanto sia fuori che dentro dal campo eh, auguro faccio un in bocca al lupo a tutti e eh, aspettiamo sabato che abbiamo un'altra partita in casa difficilissima dove eh, la vecchia Guardia Nociano punta a, alla seconda vittoria di fila di questo 2023 grazie e buona giornata gara maschia sicuramente sicuramente abbiamo avuto delle reazioni eccessive su alcune situazioni abbiamo sottolineato però per fortuna è finita bene perché è finita con un abbraccio non solo virtuale ma anche nei fatti perché abbiamo bevuto birra e mangiato pizza tutti insieme sia noi che con la squadra del nociano quindi Parentesi chiusa, anzi, sono già invitati per, per il ritorno a rimanere eh, a cena da noi appena finita la partita. Per quanto riguarda la prossima, nessun tipo di problema, ne affrontiamo tutte le partite eh, in maniera uguale. Manca qualcuno, giocheranno altri. Non ci sono problemi, per noi, è lo spirito del divertimento, eh, quindi assolutamente senza problemi andiamo a affrontare questo recupero eh, e dopo il risultato è... Sempre una parenza certo entriamo in campo per vincere. Questo, però, non ci deve eh, far allontanare dal, dal nostro obiettivo principale, cioè quello di divertirci. Vista i risultati della quindicesima giornata, andiamo a vedere la classifica, come detto al netto dei due recuperi, dunque non c'è nessuna formazione che deve recuperare partite. Qualpi Soccer al comando a quota 41, al giro di Boa segue lo Sporting a quota 36, Natirus 32, Pleniglia 31, Pentagono 30. Vecchia Varia Nocciano 29, pinna 26, Alantos 24, Tetico Pescara 22, Pescara Colli 18, penalizzata però di un punto, Ortona City 17, Prosacco, Pescara City e Tikitaka Planet a quota 9. Virtus Penne 5, con la penalizzazione di un punto, il Via Real chiude a quota 0. Prima di spostarci eh, appunto nel campionato Wisp Senior Terramano, leggere appunto i punteggi e i risultati dei due campionati eh, limitrofi, comunque quello pescanese, andiamo a vedere il secondo servizio di giornata, la gara di cartello, il pareggio 1-1 a San Buceto tra Sporting Pescara e Colpi Soccer. Vertice alla Cittadella dello Sport di San Buceto per l'ultimo turno del girone di andata del campionato Wisp senior Pescarese, dirige il match il signor Mario Scarpone, assistenti Paolo Vallone e Ferdinando Di Simone. Queste le scelte delle due formazioni, partiamo dallo Sporting Pescara del tandem. Carella-Selvaroli che scende in campo con l'Ippiello, Corradi-Gazzella, Ardito, Petrarca, Colamarino, Florindi, Savino Lopreside, Gianni, Acquaviva e Vincenzo Lopreside. In panchina ci sono Esposito, Matteo Selvaroli, Lippo, Patrizio, Ianno, Amadio e Sambrotta. Risponde il colpi soccer di Valeriano Dorazio con Segalotti, Tomeo Fuschi. Domenico D'Ambrosio, Campagna Criber, Ianni, Contini, Colancecco, Rulli e Soria. In panchina troviamo Rossi, Napoleone, Rullo, Dilisio, Bernava e Panico. Floridi suona la carica per lo sporting con un destro mortifero che finisce però sulla siepe alle spalle di Segalotti. Minuto 15 e la gara si sblocca. Pallone sanguinoso perso in uscita dallo Sporting. Rulli allarga per Colancecco, traversone sul secondo palo che Beffa, Lippiello e Petrarca con Soria che di controbalzo non perdona. 0-1. E capolista in vantaggio dopo appena un quarto d'ora, colpendo alla prima occasione collezionata. Cinismo, qualità e personalità il mix dell'attuale prima forza del campionato, allenata da Valeriano Dorazio e condotta dal patron Sergio Bernava. Lo Sporting però prova a ripartire, lo fa con Savino Lopreside, sberla di destro del numero 8 locale, grande risposta di Segalotti che smanaccia oltre la traversa. Sul susseguente corner di Ardito Cola Marino prova a far breccia senza successo nella retroguardia altrui. Il rientrante bomber Ianni deve ancora affinare l'intesa con i ritrovati compagni dello Sporting Pescara ma al 25 i campioni in carica trovano la rete del pareggio con Savino Lopreside. Traversone a Campanile che beneficia di un soffio di vento che inganna Segalotti e finisce la propria corsa in fondo al sacco. I biancazzurri festeggiano l'importante pareggio. Il portiere invece ingaggia un personale duello col primo assistente, Reo, a suo modo di vedere di non aver ravvisato l'uscita del pallone trascorrono però appena 30 secondi in una percussione di Soria allarga l'azione per Colancecco traversone sul secondo palo e inzuccata del bomber Rulli che bacia il palo opposto della porta difesa da Lippiello Soria è una spira nel fianco per lo Sporting con la provvidenziale uscita di Lippiello a scongiurare ogni problema l'ultima emozione del primo tempo nasce da un tiro d'angolo con Savino Lopreside che prima ci prova di testa poi raccoglie la respinta e fa partire un diagonale che regala solo l'illusione della rete una punizione di Contini destinata all'angolino basso e respinta con maestria da Lippiello il primo squillo della ripresa con il bancato tapin vincente di Soria che regala rimpianti al qualpi Soccer. Lo Sporting risponde con un'azione da manuale, traversone di Florindi, assist di petto di Acquaviva e Vincenzo Lopreside spara in curva a pochi passi dalla porta ospite. I locali si giocano anche la carta Amadio al decimo della ripresa e l'attaccante mette subito il turbo con due traversoni nella stessa azione che culminano con un destro fuori misura di Florindi. Contini è protagonista, prima su punizione e poi con una verticalizzazione a servire Panico che impegna severamente la difesa Sporting. Soria mette a ferro e fuoco gli avversari, scodellando un pallone che per poco non viene tramutato nel nuovo vantaggio. Coalpi, poi gli ospiti accarezzano ancora il nuovo vantaggio con un'azione tambureggiante che non riesce tuttavia a scalfire il muro bianca-azzurro a due dalla fine e Amadio ad avere la palla buona, ma occhi negli occhi con Segalotti, perde la sfida con l'estremo difensore del Coalpi. Termina 1-1, ma la sfida sarà infinita e all'ultima giornata ci sarà lo scontro diretto in quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria finale. Buongiorno, eh, chiedo scusa per la voce, ma non sto <ride> in condizioni ottimali. Eh, no, i punti non sono mai persi per me, quindi... Eh... È stata una bella partita, una partita tirata e potevamo anche vincere perché forse qualche occasione le abbiamo avute, eh, però eh, devo ammettere che la partita la si poteva anche perdere, perché anche loro sono stati sempre presenti alla partita. Quindi è stata la partita che mi aspettavo. Eh, veramente una bella partita che insomma onora questo campionato. Eh, meno 8, vabbè, eh, ci sta, la strada è ancora lunga, dobbiamo fare tutto un giro di ritorno, loro hanno ancora un recupero, quindi andiamo avanti e per me è sicuramente un buon punto. Sicuramente siamo scesi in campo con l'obiettivo e la volontà di centrare la vittoria per tentare di riaprire il campionato. Ma a tutti i livelli il campo ha sempre ragione, quindi abbiamo affrontato una signora squadra composta da grandi giocatori che merita assolutamente il primato. Noi abbiamo dato tutto e sono convinto e sono sicuro che continueremo a farlo già a partire dalla, dalla gara del recupero di giovedì. Come ha detto anche dal mister Giovanni Carella, lo Sporting ha effettivamente fatto il proprio dovere aggiudicandosi eh, il recupero contro il Pescara City e portandosi dunque a meno 5 dal Qualpi Soccer. Ci spostiamo però a, a Teramo, dove si è giocato anche qui il quindicesimo turno. Questi risultati, alto tordino, Motori Pietro nuovo 3 2, Jack di G. Andrea Carr, Teramo, un tosti 3 0. Di fatto ha tagliato le gambe alla rincorsa, appunto, della seconda in classifica sulla capolista New Gunners. Anche se poi nel calcio mai di anche se c'è anche lo scontro diretto, proprio sabato pomeriggio, prima Roseto, Specola 4-1, 2-2 tra Forciale e Gran Sasso, il Guardia Vomano batte di misura 4-3 la Valle Siciliana, 5-1 dei New Gunners alla Pretuziana, Piane 90 batte 2-1 il Civitella FC, San Pietro Ionella 7, Varano 5, riposava il Gagarin Teramo per una classifica che come detto vede... In Gunners, Primi a quota 43, Terra Tosti 32, Jack di G. Andrea Care, Guardia Romano 25, Altotordino, Piano 90 22, 20 punti per Gran Sasso, Brimar Forcella, 17 per la Pretuziana, 14 punti c'è il Civitella, Gagarin, Valle Siciliana e Specola a quota 13, Barano 11, San Pietro Vianella 6, Chiude Lamatori, Pietro Ferronovo a quota 1 punto. Quinta giornata nel campionato marsicano Atletico Carsoli, Balsorano 3-0, Cappelle di Marsi, batte 3-1 il capistrello. Celano 2020, Villa San Sebastiano termina 2-2, Cese 1, tabaccheria Azzurra 5, l'ex capolista San Gregorio cade 1-3 contro l'amatori Calcio Avezzano. I campioni regionali del team Vallelonga ne fanno 6 alla Longobarda cerchio per una classifica così ridisegnata. Due formazioni al comando a quota 13. E sono team Vallelonga, campione regionale in carica e amatore di calcio a Bezzano, finalista di Coppa Abruzzo 2022, persa in finale contro il Nautilus San Gregorio, 12 punti, 10 punti per Cappelle dei Marsi, Atletico Carsoli e Capistrello. 6 per la Tabaccheria Azzurra, 4 per Villa San Sebastiano e Celano, 3 per il Balsorano a quota 0 ci sono Longobarda e ASD. Cese. Torniamo a Peschiara, ma campionato categoria over 40, girone A, quindicesimo turno, Stapler Villanova 0 CTV2. Wonder 40-0, Atletico Ponzio 3, la Romagnola batte 1-0 in Real Teate, 4-1 della Castrum sulla GM Calcio, 1-0 dell'Artincasso sulla DL Pescara United, la Prosacco si porta avanti 3-0 ma poi subisce la rimonta di Edu e Bubu per il 2-3 finale. Il Delfino Francavilla si appoggia alla doppietta di Stella per battere 1-4 la zona 1997. Come vediamo in grafica, la Romagnola 1-0, un'ennesima un vittoria di misura, un'ennesima vittoria all'ultima curva. Solo 14 unità, ma Vittorio Pace, il bomber, anche questa settimana, toglie le castagne dal fuoco. Abbiamo chiesto appunto all'attaccante della formazione allenata da Alessio Di Basilico: eh, quale sia il momento, quali siano le sensazioni della formazione che, comunque, ha sul cuore lo scudetto di campione provinciale. Vittorio Pace, così ci risponde. Un saluto agli ascoltatori Wisp Magazine. Certo, la Romagnola le ultime partite le ha vinte con risultati di misura, ma credo che questo sia assolutamente normale in una fase della stagione in cui per indisponibilità temporanea, infortuni e altro, non sempre si riesce ad arrivare alle partite con l'organico al completo. Eh, tuttavia, eh, le vittorie sono arrivate grazie a una forza, del gruppo eh, storico, il gruppo che eh, da ormai diverse stagioni eh, si riesce sempre a ricompattare, soprattutto nelle fasi più complicate. L'auspicio è certamente quello di poter giungere al, mh, alla fase più delicata, quella dei play-off, con l'organico al completo, in modo da poter dimostrare tutta, tutta la nostra forza. La, la voglia di. Eh, Continuare sulla strada percorsa già da, da qualche anno c'è tutta e, e cercheremo di eh, poter bissare il risultato straordinario della scorsa stagione. Un'altra formazione particolarmente in salute è l'amatori castrum che ha ritrovato il suo cannoniere, parliamo di Francesco Roberti, doppietta anche questa settimana per una castrum di Walter Santoro che sicuramente punterà al piazzamento in Coppa Wisp e potrà certamente dire la propria nella competizione che poi rappresenta la naturale appendice assieme alle Final Eight. Castrum, dunque, squadra che dovrà sarà un cattivo cliente un po' per tutte le avversarie. Queste le parole dell'attaccante Francesco Roberti. Sì, queste ultime tre settimane siamo riusciti a portare a casa 7 punti. Questo grazie anche al fatto che piano piano stiamo rientrando tutti quanti dai vari infortuni e quindi il mister Santoro riesce a mettere in campo un 11, anche, anzi un 18 abbastanza competitivo. Per quanto riguarda la mia doppietta di, di, questa, di questa settimana, sì, sto, sto bene, sto giocando, mi sto divertendo. ma... Come sempre ho detto, quando si raggiungono questi risultati personali è sempre grazie a tutta la squadra che ti dà supporto e quindi non finirò mai di ringraziare i miei compagni per mettermi sempre in condizione di fare gol. E adesso sì, adesso cercheremo di levarci qualche sassolino dalle scarpe, visto e considerato che come ti ripeto stiamo tornando ad essere un organico al completo e competitivo, e vedremo che cosa succederà. Sicuramente una cosa è certa, che ci divertiremo, poi il resto si vedrà sul campo. Campionato, come detto, girone A del Mondo Over 40. Questa la classifica Atletico Ponzio con una gara da recuperare al comando a quota 36 assieme alla Romagnola. ProSacco 33, Delfino Francavilla 29, Stapler, Villanova e CTV 27, Arti Incasso 20 e 2BB 18 assieme alla DL. Amatori Castrum 15, Real 14, la zona 10, GM Calcio 9, chiude la Wonder. A quota meno 1. Ci spostiamo nel girone B. Pianella 3-0 al Castiglione. Il Villareal batte 3-1 la Dea Calcio. La VLT ferma la corsa dell'Utopia Pub. Dopo 7 vittorie consecutive, rinsalda il primato. San Vito 83 batte 3-0 la PDS. Lenza Lorenzo ritrova il successo battendo 3-2 l'Ortona City. Stesso punteggio a al Fratelli Ciavatta di Miglianico, dove l'amatoriforo impone la prima sconfitta al Bar Pit Stop, dunque non c'è più nessuna formazione del mondo over 40 ancora imbattuta, 0-0 tra Pescara-Frenze e Santa Fe, locali che si rammaricano per un penalty fallito da Masciangelo e per un calcio di rigore, eh, scusate, per una traversa centrata da, da Scenzo. Come detto, 3 1 della VLT sull'Utopia Pub protagonista il bomber Rapiti, autore di una doppietta. Queste le sue parole al termine della partita per quanto riguarda i due gol, sono contento per quanto mi riguarda, ma soprattutto per la prestazione del collettivo, perché senza una squadra dietro le spalle, è difficile raggiungere i risultati che si stanno raggiungendo. Quindi il, la vittoria del campionato è una cosa reale, noi ci crediamo e, e soprattutto eh, sono convinto che riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Questa invece è la classifica del girone B. VLT al comando a quota 40, autopia Pub 31, bar pit stop 30, pianella e via. Real 24, 22 punti per Castiglione, Denza Lorenzo, 20 per Amatori Foro e Dea Calcio, 16 per Pescara, Frenza e San Vito, 83, 14 per il Santa Fe, 10 per l'Ortona City. A quota 8 punti chiude la PDS. Andiamo a vedere quello che accadrà. La prossima settimana, tempo permettendo, anche perché stanno praticamente bombardandoci con queste eh, notizie di allarme e allerta meteo, mh, però si partirà per il Mondo Senior sabato con Vecchia Guardia Marciano, Pescara City, lunedì invece Nautilus Virtus.Pen e Pentagono Prosacco, Plenilia, Tiki Taka Pescara Colli, Qualpi Soccer, Pinna, Sporting, Real Anto Sortana City e Via Reale, Atletico Pescara. Guardando appunto questo prossimo turno, Pescara Colli, Qualpi Soccer, un Pescara Colli che è stato protagonista questa settimana del 6 1 al Real Realantos, una squadra che si sta ricompattando nonostante i rumors di Natale che si sono rivelati, poi rumors assolutamente fallaci, ma non ne avevamo alcun dubbio. Ascoltiamo le parole dell'allenatore eh, Fabio De Luca, che parla appunto del prosegue della stagione dei biancoverdi. Ciao Alessandro, sì, come diceva Mattia, piccole soddisfazioni. E come si sta compattando? In realtà, il gruppo è compatto, qualcuno è andato via, qualcuno è arrivato. Ma noi non abbiamo problemi e addirittura giravano voci sotto Natale che non ci saremmo riscritti. E magari erano voci messe in giro da qualcuno solo per poter andare via, non lo so, o da qualcun altro per poter venire a pescare eventualmente giocatori, ma non, non si è mai pensato di non, di non riscrivere la squadra. Detto questo noi ci godiamo il campionato, giochiamo partita dopo partita, non abbiamo assolutamente... Eh, ambizioni di classifica quindi il risultato conta poco. L'unica cosa che conta è divertirci e andarci a fare tante birre. Dopo prossimo turno a Teramo dove spicca la sfida. Quella tra Teramum e New Gunners. Mentre invece ad Avezzano, sesto turno con il team Vallelonga che ospita il San Gregorio. Mentre invece l'amatori calcio Avezzano <coughs> ospita il capistrello. Questa è davvero una gara da seguire. Mentre invece nel mondo over 40 si parte già la venerdì sera con i due anticipi CTV Articasso e Prosacco GM Calcio. Poi tre partite lunedì e martedì c'è due BB Under 40. Chiude DL Pescara United della zona di mercoledì 25 gennaio, prossimo turno nel girone B, un anticipo Dea Calcio Pianella. Poi Utopia Pap via Real, PDS VLT, Ortona City, Pescara Frenza, Santa Fe San Vito, Amatori Forest Lorenzo e barra pitstop Castiglione. Messer Raimondo, grazie a tutti per la cordiale attenzione, è tutto per la puntata numero 331 di Ottantesimo Minuto, il tempo è letteralmente volato, seguiteci sul sito Wisp Magazine e come sempre, buon calcio a Wisp a tutti! Questo programma è presentato da Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Studio Luciani, consulenza contabile fiscale e lavoro. Via Prati 12-3, Pescara.